dei luoghi perché poi c'è da considerare che molte, molte persone sono dovute spostare. Io vengo da una famiglia, dai genitori entrambi siciliani che per mancanza di lavoro o per prospettiva di una vita migliore si trasferirono ad esempio in Nord Italia. E non, non sono automatismi così semplici da, e quando penso che durante la guerra, durante quello che è successo, di conseguenza molte persone dovettero spostarsi e quindi cambiare e lasciare, abbandonare anche ciò che per loro, che, al di là degli aspetti, poi dovete abbandonare come termine. E quindi parla di un luogo, di un ponte che, che poi è, simbolicamente è, un, è una costruzione di collegamento e quindi anche quella di non di chiusura, ma di unione tra, tra le parti. Ponte Vecchio di Novistello. Quando passa sopra il ponte, sento nella pancia un vuoto, annodato come la carta, che spegne la caramella, ma la sconde in mano. Quando passa sopra il ponte, annodato tra il fogliame, l'odore di corteccia e tabacco, nel fiume, intravedo gli occhi vuoti, marroni, con le carte, di cocaine. Nella poesia del soldato troviamo l'orrore della professione del soldato. Ci sono dei vari punti di vista, mi dicevi? Sì. Ho voluto, sì, ho voluto trattare la figura del soldato in maniera, diciamo così, dialettica, anche perché sempre per la presa di coscienza di quello che furono, che furono gli ebrei turchini. Studiando la storia italiana, noi abbiamo una figura del soldato abbastanza quasi romantica, certo ha partito il freddo, ma anche le canzoni legate alla guerra sono abbastanza comunque romantiche, non hanno quella crudeltà. Il mio professore di storia contemporanea parlava di guerra convenzionale oppure di campagne, cioè c'è una diversità, soprattutto tecnologica, legata anche all'efficacia di ciò che si vuole ottenere. E quindi il Cecchino, ad esempio, è una persona che fa il suo lavoro in maniera efficace, non gli interessa la truppa, cioè ha degli obiettivi singoli che deve portare a termine. Questo, secondo me, vivendolo da bambino, vivendo le relazioni a quello che erano i partigiani, io da ragazzino suonavo la tromba e mi mandavano a suonare alla festa dei caduti al mattino, spesso per ordinanza. C'è la differenza tra quei vecchi combattenti e questa figura ultra professionale e tecnologica? E quindi ho voluto mettere in relazione. Facciamo la lettura? Io soldato. Io soldato, accoltato per denaro, ho stretto un patto per un soldo lucido, lucido la calotta luccicante del mio vento, dopo ogni schizzo di sangue. Io soldato, attraverso il mascherino, ammiro le contorsioni, comprendo ad ogni anello vegetale, i semaggi, le cose da fare, l'arte da fare, il decalco per mantenere le gambe, fermare la lucidia vertebrale del loro gusto di maledette salamandre. Piccolo soldato ancora guerra e esercita, però è un discorso anche peggiore, no? Si parla di bambini. Si parla di bambini che subito dopo si troveranno al fronte per quella cosa disperata per cui furono chiamati i ragazzi di 16 anni, un po' passata l'età, dai 18 ai 16, purtroppo nella disperazione della Seconda Guerra Mondiale si furono anche. E quindi si parla di un bambino che ha 9 anni e che dopo 7 anni va al mare con i nonni, con i genitori, magari, in quelle immagini di cui. Per cui dobbiamo ringraziare Pasolini, diciamo, di Nicola, tipo quelle spiagge, così subito dopo si ritroverà sul fronte. E quindi lo schianto. Piccolo soldato, avere 9 anni, 3 amori e un solo chiodo, nelle vene, lo stabilimento balneare, la gioia lieta, il gioco che si spiega, le tasche colme, le cadute.
poi la guerra, dopo qualche estate, quella grande, e nell'altro giorno l'intero corpo che riscuote la banalità dell'odio. Scrutare dal posto il giorno fatti buio e la croce richiamare i legni di nuvole e cattivi segni, preghiere finite tra le scapole di chi ti muore perché ti andasse bene domani. Il mio nome potrebbe darti la mia guardia. Cartolina di richiamo. Servizi di leva militare in Italia, no? Le sì. Famose cartoline che arrivavano, la posta meno gradita, immagino. Sì, assolutamente. E soprattutto che un po' spezzavano le famiglie, creavano quelle che erano le ideologie nei paesi, hanno generato tantissima corrispondenza amorosa, perché poi i militari li scrivevano e quindi oltre dopo la cartolina si aspettava il postino per avere notizie. Cartolina di richiamo. Si va in guerra, mandati a prendere dell'altro frumento, grano biondo, croccante, ma il pane non convinceva neanche la vista. E dal dottore col monocolo bastava una libera di salute per essere abili e coinvolti. Mentre sul pedale la routine spingeva i coglioni fino all'orlo dei calzoni, la sua gravidanza s'annunciò con un attacco sulla piastrella della pentola di ferro quando tornò in treno. Arruolato. Sono passati 2 anni, il treno rompe la veglia di carne con la fame misurata a palme, la febbre dell'acqua stagnante e il pericolo della linea nanna. I morti stanno sotto le giardini, la guerra gli ha tolto il marito, suo figlio da terra con i denti al capello, sgualcito, tutti all'acqua di pieno, guerra, aria, cose strette. Guernica è una cittadina della Spagna famosa per essere stata scena di un bombardamento. Sì, bombardamento ad opera delle truppe tedesche che è raccontato un po', raccontato in maniera diciamo definitiva poi da Picasso nell'affresco che si trova nella cittadina, ma soprattutto sempre per anche lì per quel cambio di cattiveria, perché tu sai che stai bombardando un piccolo pueblo della Spagna, sai che ci sono dei civili inermi, sono operazioni diciamo così un po' punitive come Hiroshima, Nagasaki, cioè sono dimostrazioni di potenza, non in realtà non possono essere degli obiettivi perché a Guernica non c'è la contraerea e quindi nasce proprio, si mette in scena questo, la cattiveria. Guernica, meglio senza luna che neanche a tutti i tuoi ricordi, così aspettato, l'ultima candela, la fine dei giuramenti tra una bambina e la sua bambola, per dar vita a quel capolavoro di organi capovolti, e tutto parlare dove il cavallo monta, si appoggiava senza calpestare le anime dei morti. Vedova. Non è una vedova così, è vero? È una vedova Penelope, è una vedova che aspetta qualcuno che ritorni perché nessuno gli ha dato notizia, che questa persona magari che è partita non sa se tornerà oppure se è arrivata dove voleva andare. È il problema che c'è nel Mediterraneo ormai da 20 anni, quello degli sbarchi e quello legato anche a questo sensazionalismo che ogni volta riusciamo a creare per via degli sbarchi. Purtroppo in quel mare da piccolino ci facevo il bagno, ed era il mio mare, anche perché è uno dei più belli che abbiamo dall'Italia. E adesso, sapendo, in quel tratto, stime non troppo difficili dicono che ci sono 25.000 persone morte. Quindi è un po'. 25.000? Un cimitero, sì. Vedova, allargo le braccia. Quanto è vasta l'idea che tu possa essere morto, alla dorme sotto la faccia del tramonto, il mare rigetta.
abitanti dei fondali il discorso continua, no? Sì. Volevo premettere, questa poesia io l'ho scritta dopo aver avuto possibilità di vedere le foto della Polizia Scientifica fatte durante un naufragio strano, perché i cadaveri arrivavano scansionati uno ogni giorno per 16 giorni. Sono stato a Venditta nel 2007, che è un'oasi, e ho visto le fotografie. Innocenti dei fondali. Qualche volta il destino ribalta la barca, la notte mi spinge sul fondo, il mare è aperto. Io uno l'ho visto, da bere, un quarto, mi trovo sulla spiaggia, il primo strato di pelle, mangiato in parte del tempo, le alghe tra le dita del vino, nero e bianco, verde e giallo, gonfio e pezzato, e malato, altre centinaia di corpi crollati dall'ombra. Per mesi non sapranno se sono arrivati, ogni madre in un punto qualsiasi intercederà presso il cielo credendo di stare. Forse possiamo leggerne ancora una. Era 1979, racconta la notte in cui gli studenti iraniani assalirono l'ambasciata americana, no? Sì. Va molto in là nel tempo, io avevo un anno, in realtà poi secondo ci sono delle cose che avrei, poi per una sorta di egoismo avrei voluto almeno capire subito, cioè anche solo leggendole nei giornali, perché poi ha generato la Primavera Verde, Persepolis, il regista di cui non ricordo il nome, è questo bravissimo, se ogni volta che vince un premio viene arrestato, però voglio dire, poi quando capisci che cos'è l'Iran, insomma, ti viene anche rispetto per certi luoghi, ti piange anche il cuore, perché dato che la nostra conoscenza viene da lì. Teheran, 1979. Ci sono primavere corte quanto il manto di una mezzaluna. Quella notte, all'angolo della casa, i cani tracciavano il cerchio nella polvere, abbagliando contro i soldati. Io e altri giovani aspettavamo a vincere il fatto per barattare il libro. Davanti all'ambasciata americana, stava triste l'ultima parte del bidone, puntata con un cazzalite che sta investire l'ordine della notte. Dobbiamo fermarci qui. La nostra mezz'ora è passata. Grazie a Sebastiano Adernaud di averci presentato una piccola parte della sua produzione. A tutti, arrivederci venerdì prossimo. Grazie a voi.